avviare il sistema! Doraemon! Doraemon! Domani a scuola ho un test importante. Non avresti un ciuschi che possa essermi d'aiuto? Oh, andiamo, sono sicuro che hai quello che fa al caso mio. Oh. Ma che cos'hai, Doraemon? Su, avanti, svegliati, svegliati! Oh, salve, salve, Nobita. Tutto bene? Che succede? Non capisco. Che ti prende? Stai parlando in un modo davvero strano. Eh? Ah, non preoccuparti, niente di grave. Penso sia soltanto un po' di stanchezza, nient'altro. Non ti preoccupare. Doraemon, ma... So io di che si tratta. Oh, Dorami, che sorpresa. Perché sei venuta? Perché devi farti subito visitare da un medico all'ospedale dei robot. Ospedale dei robot? Io non ci voglio andare in ospedale. Devi andarci, è importante. Non lo è affatto. Sì, invece, razza di testone, lo sanno tutti che i robot dovrebbero fare un accurato check-up ogni anno. La cosa non mi riguarda per niente, io non ho nessun problema fisico. Oh, davvero, non direi proprio. Avanti, andiamo subito all'ospedale, non fare storie. Non voglio andarci, lasciami in pace. Perché non ci vuole andare? Perché è preoccupato. Teme che i dottori visitandolo possano scoprire che ha qualcosa di serio. Qualcosa di serio? Per esempio? Non so, potrebbero diagnosticargli la sindrome del rottame. La sindrome del rottame? È una malattia che va curata per tempo, altrimenti chi ne ha affetto potrebbe cadere a pezzi. Non è possibile. Va bene, ho capito. Lo porteremo in ospedale per una visita, costi quel che costi. Ti ringrazio. Se c'è qualcuno che può trovare la maniera di convincerlo, quello sei tu. Doraemon! 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 Doraemon, rispondimi! Ehi, indietro, è molto pericoloso. No, aspettate, vi scongiuro. Io sono affezionato a quell'automobile. Non è un rottame. No! Quella noiosa di Dorami se n'è andata. Che cosa accadrebbe se dovessi rimanere in ospedale per 6 mesi o addirittura per 1 anno? Sarebbe impensabile, non potrei mai lasciare da solo Nobita. So che lui non riuscirebbe mai a cavarsela senza di me. Come sono stanco. Ehi, ragazzi, avete visto Doraemon? No, io non l'ho visto. Nemmeno io. Neanch'io. Ah, dove sarà finito? Oh. Doraemon! Ho mangiato un topo! Che cosa ti succede? Come ti senti? Su, cerca di calmarti adesso. Probabilmente hai avuto un incubo. Non ho avuto nessun incubo! Ha ragione Dorami, tu non stai bene, per questo fai dei brutti sogni. Devi farti visitare da un medico, capito? Fatti gli affari tuoi, no? Devi andare subito all'ospedale! La vuoi piantare con questa storia? Ma si può sapere perché sei così cocciuto? Ehi, aspetta un momento, sei preoccupato perché non vuoi lasciarmi da solo, vero? Come ti permetti? Guarda che io me la cavo benissimo anche senza di te, hai capito? Non ne sono sicuro. Ok, se prenderò 100 punti nel test, facciamo 90. No, un momento, facciamo così. Se prenderò 80 punti, tu mi prometti che ti farai visitare. Certamente, tanto non arriverai neanche a 60. Guarda che me l'hai promesso, Doraemon, che cos'hai? Il circuito R13 malfunzionante, impossibile riparare. Per evitare guasti irreparabili, riavviare il sistema al più presto. Cosa sta succedendo? Ti prego, piantala di scherzare. Non è uno scherzo, mi sto guastando. Ah, come sarebbe? Ti stai guastando? Ah, devo portarlo subito in ospedale, non c'è tempo da perdere. No! Temo che ormai sia troppo tardi. Riavviare subito il sistema.
abbia... Quello è l'ingresso del condotto di disgregazione! Grazie, anche se forse potevi dirmela prima! Cosa c'è? Ho sentito degli strani rumori. Come va, Nobita? Tutto bene? Sono un po' ammaccato, ma sto bene. Forse è meglio se controlli la tua posizione. Ok, lo faccio subito. Se io sono il puntino lampeggiante, allora sono finito troppo in basso. Il pulsante per riavviare il sistema si trova al centro del mio corpo. Aiutati con la mappa e lo trovo. 6 minuti al guasto irreparabile. Come va, Doraemon? Non riesce a resistere? Sì, penso di sì. Oh no, è impossibile passare. Devo trovare un'altra strada. Chi lo sa, forse potrei passare da qua. Nobita, non prendere passaggi strani. Potresti metterti nei qua, 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 qua. Aiuto! Che cosa succede? Sono finito in una specie di condotto. C'è una corrente terribile qua. E quelli chi sono? Sono i robot guardiani. Il loro compito è eliminare gli organismi estranei che si inseriscono nel condotto dell'energia. Via di lì, presto! Caspita, ci è mancato davvero poco. 4 minuti al guasto irreparabile. Ah, è troppo poco, ho bisogno di più tempo, ho bisogno di più tempo. Ci siamo quasi. Oh. Sembra un cuore. Deve essere il cuore di Doraemon. 2 minuti al guasto irreparabile. Oh, devo correre, ormai mancano soltanto 2 minuti. Oh no, quale strada devo prendere? Quale devo scegliere? Ehi, Doraemon, quale strada devo prendere? Rispondimi! Rispondimi, Doraemon! Doraemon! Non risponde, dove devo andare? Non so decidermi. Forse a sinistra? No, aspetta, forse meglio a destra. E ora? Non so quale direzione prendere. Oh no, è inutile, non ci capisco niente. Devo assolutamente ritornare al punto da cui sono partito. Ma da quale parte devo passare? Da quella? Oppure da quella? Doraemon, aiutami tu! Manca 1 minuto al guasto irreparabile. Se il sistema non sarà riavviato, tutti i circuiti saranno interrotti. Non so che cosa fare, non c'è più tempo ormai! Aspetta! Devo trovare quel pulsante, ormai manca meno di 1 minuto! Aprite! Doraemon, apri! Apri! Fammi uscire di qui, Doraemon! 35 secondi al guasto irreparabile! Doraemon, no!
Nobita. Oh, come sono felice, Doraemon! Ammetto che adesso mi sento meglio. Ah, ti senti meglio, eh? Dorami! E c'è anche Mini Dora! Doraemon, se mi avessi dato retta, le cose sarebbero state più semplici. Comunque devi ringraziare Mini Dora se sei riuscito a salvarti senza andare in ospedale. E ringrazio anche Nobita, senza il suo aiuto te la saresti vista molto brutta. Non è vero, io non ho fatto niente di speciale. Grazie mille, Nobita. Figurati. E grazie anche a te, Mini Dora. E mi raccomando, Doraemon, cerca di essere un po' meno testardo e di avere più cura di te. Vai a farti visitare da un medico. D'accordo, Dorami, lo farò. Oh no, domani ho il test e ormai non ho più tempo di studiare, è tardi. Non puoi in che modo? No, me la caverò. Ho fatto una promessa, giusto? E io manterrò la promessa, farò tutto per conto mio. Oh, Nobita. Perfetto, abbiamo finito. Ecco perché non mi sono mai piaciuti gli ospedali. Compi gli anni questa settimana, dico bene? Sì. Quindi tra poco avrai la riunione dei robot babysitter. Esatto. Grazie infinite, dottoressa. Ecco fatto. Mi sento come nuovo! Finalmente ti ho trovato. MS-903, Doraemon.